Allora, in Italia abbiamo ad oggi l'1% del rifiuto organico che frutta qualcosa. È un dato che deve far riflettere perché invece compostare per bene l'organico può portare anche a un guadagno, a ridurre i costi, perché in questo momento il 40% dei costi per gestire i rifiuti deriva dall'organico. Ma non è solo un costo economico, è un costo ambientale. Abbiamo dei percolati, abbiamo visto l'esempio qui di Scarpino, vediamo gli esempi di Imperia. Compostare l'organico, fare una buona raccolta differenziata vuol dire prevenire il rifiuto organico che è il rifiuto più complesso da gestire. Piccoli impianti di compostaggio, abbiamo messo noi video delle nostre ispezioni che abbiamo fatto col gruppo della Camera Ambiente. Ai centri di ricerca della casaccia, piccoli impianti che non danno, anzi danno profumo di sottobosco, perché poi l'organico non è mai stato un rifiuto. Questa è la prima cosa. Seconda cosa, imballaggi che devono essere studiati da centri di ricerca, centri anche lì di prevenzione del rifiuto, per cui se ne deve produrre sempre meno. E poi però qua passiamo alla buona pratica principale, che è quella di informarsi. Nel senso, il cittadino deve informarsi e deve essere informato. Devono essere enti pubblici informali e non magari dei gestori privati che vanno persino nelle scuole a raccontare bugie su quello che conviene a loro per avere più rifiuti e per continuare a guadagnare dal settore dei rifiuti. Anche le vicende locali sono importanti in questo senso. Questi passaggi di cambi di gestione ad Arenzano sono passaggi che il cittadino deve seguire per bene, perché probabilmente sono stati fatti degli errori economici, che vuol dire poi non avere i soldi appunto per fare questi passaggi di riprogettare i rifiuti, farsi le piccole impiantistiche per il compostaggio dell'organico e non spedirlo a centinaia di chilometri, avere del compost qua di buona qualità che può essere usato per i campi, per le aiole qua dei giardini.